scusi, la casa del disordine. No, si figuri, ma come si sente? Sempre barricato in casa? Ah, scusi, non avevo riconosciuto la sua voce. Ma perché? La mia voce non è cambiata, sì, l'ho riconosciuto subito. Un po' meglio. No, ma mi sembrava che la sua voce fosse diversa. Ma no, è vero, è sempre uguale. E la mia non è per caso diversa. Ma perché dovrebbe essere diversa? Ma tu mica rapo? No, non mi pare. Tanto meglio, mi tranquillizza. Ma che cosa? Oh, non sa, non si è reso conto ultimamente, la voce cambia. Sì, ma ha preso freddo anche lei. No, spero proprio di no. Ma la trovo un po' agitato, ma ancora mal di testa. Ah, oh, sì, la testa è terribile, ancora mal di testa. Sento pure a riprendermi. Si accomodi, signor Rudal, si accomodi, si metta a posto. Ma non ho un vernocchio, vero? Non ho fatto picchiato la fronte io. Guardi. No, non vedo nessun vernocchio. Ah, tanto meglio. Non vedo niente. Spero di non averne mai. Ma se non picchia la testa, come potrebbe venirne un vernocchio? Già, veramente. Basta non picchiarla e non la picchierò assolutamente. Certo, basta stare cedendo. Ma cos'ha? La trovo un po' nervoso, agitato. Forse l'emicrania? Non mi parli dell'emicrania, non me la nomini nemmeno. Ma è più che naturale che lei abbia un po' di emicrania dopo un fatto del genere. No, sento ancora riprendermi. Appunto, non c'è niente di straordinario avere un po' di emicrania. Non è tutto bene? No! Niente! Da, comincia sempre così. Che cosa comincia? Ho paura di diventare un altro. Piraci, si calmi, no, ad andare avanti e indietro così per la stanza, i nervi ci vanno di mezzo, Piraci. Mi dormo. Eccoli, bastardi! Ma li lasci stare! Non è il modo di parlare con le creature! Mi domando se sono immune. Ma perché? In ogni modo non è mortale. E comunque ci sono certe malattie salutari. Sa, passerà anche a loro, vedrà. Passerà anche a loro, non c'è da preoccuparsi. Sì, ma un tale squilibrio organico lascerà sicuramente dei postumi. Ma le ripeto, non è mortale. E comunque non c'è da preoccuparsi. Lei crede. Ma credo, suppongo. Ma in effetti ha ragione, perché se non ci si vuole ammalare di questa malattia, sì, se assolutamente non ci si vuole ammalare di una malattia che in fondo è una malattia nervosa, no, non ci si ammala. Ha proprio ragione. Dobbiamo calmarci un attimino. Vuole un goccio di cognac? No, no, grazie, non si sì. Però se lei vuole non faccia complimenti. Attenzione però, che dopo potrebbe aumentarle il mal di testa. L'alcol protegge dalle epidemie e rende immuni! Ma per la rinocerontite non sappiamo ancora che effetto fa, però! Jean non beveva alcolici, o almeno così diceva. Forse questo potrebbe spiegare la causa della sua trasformazione. Ma lei mi sembra che vita tutto nero. Caro Berage, lei finirà per diventare nevrastenico. Vedrà che appena si sarà ripreso e potrà uscire a fare una passeggiata e le sarà passata la depressione e lo shock. Vedrà che le sue angosce spariranno, Berage. Uscire, sì, dovrò anche pure uscire. Ma la sua idea mi ha colpito. Ho paura di incontrarli. E con questo? Basta scansarsi il tempo, non tagliargli la strada. Se non si vede altro in giro. Ora lei dirà che questa è una mia fissazione morbosa. Ebbene no, io non lo accetto, no! Ma veramente mi sembra inutile agitarsi tanto perché poche persone abbiano voluto cambiare pelle. Non stavano più bene da loro. Sono libere, facciano quel che vogliono. No. Bisogna tagliare il male. Alla radice! Lei ha ragione, io sono troppo agitato adesso. Che sembra? Calmare. Mi scuso se ancora la trattengo a ascoltare queste mie elucubrazioni. Ma le voglio dire, signor Dudà, vi voglio dire che ben presto anche lei diventerà un simpatizzante dei rinoceronti, glielo giuro. Ma no, sono soltanto uno che cerca di vedere le cose in modo chiaro, freddamente. Sono un realista, io. E poi sono anche convinto che tutto ciò che è naturale non è vizioso. No, che le pare che tutto questo sia naturale. Ma che cosa c'è più naturale di un rinoceronte? No, un uomo che diventa un rinoceronte è un fatto indiscutibilmente anormale. Indiscutibilmente, mi sembra una parola più forte. Indiscutibilmente anormale, assolutamente anormale. Vedo che è molto sicuro di sé. Allora mi saprà dire dov'è che finisce la normalità e dove inizia la normalità. Mi dica, Berage, mi dica. Sono sicuro che ha torto lei. Io lo sento così, sì, per istinto. Guarda, queste bestiacce hanno istinto. Noi umani ancora abbiamo
subito significa è così, e io sento così che questa sua tolleranza, questa sua benevolenza verso questi animali non è altro che cecità e debolezza. Le ripeto che io cerco di analizzare la realtà realisticamente, giudico ciò che vedo. Bastardi, eccoli schifosi. Quello è il cappello del filosofo! Il cappello del filosofo! Merda! Merda! Il filosofo è diventato un rinoceronte! Non è una ragione per essere volgare! Il filosofo un rinoceronte! Però ha conservato un'impronta della sua primitiva personalità! Ma come si fa a diventare un rinoceronte? È una cosa impensabile! Una cosa impensabile! Belagè, mi pare che stiano bussando alla porta! No! Bastardi! Schifosi! È un ignobile mascherato! Bussa alla porta! Sopra lei se ne ha voglia! Non mi toccare, bestiaccia! E come no? Ma no, è veramente gentile. Sì, va meglio, signor Benedetto. Ma hai sentito del filosofo, è diventato un rinoceronte? Sì, l'ho visto in strada. L'ho visto strada galoppando in fretta per uno della sua età, Spero di non darvi fastidio. E perché mai dovrebbe darci fastidio, signor Benedetto? E come va la sua testa? Ma sì, la testa è terribile, ancora mal di testa. Ma lei che ne pensa? Io penso che lei dovrebbe rimanere in casa tranquillo qualche giorno. Sicuri che non ho fastidio? Ma no, parlavo del rinoceronte. Il filosofo rinoceronte, che cosa vuole che le dica? Io non so cosa dirle. Forse sono di troppo. No, ancora lei. Ma che succede? Ma ho sentito delle notizie strane tra il filosofo. Sì, effettivamente sono venuto anche a portarvi un'altra notizia. Ah, sì. Sì, ma avrà cambiato idea. Tutti hanno il diritto di cambiare idea, meno c'è. Ma allora ci si può aspettare di tutto. No, gli anarchici sono i rinoceronti perché loro sono una minoranza. Vabbè, non importa, siamo insieme. Dobbiamo fare qualcosa prima che tutto crappati. Ma loro però sono tutti solidali. Efficientissimo! Sì, è senza contare che ormai ognuno di noi ha un familiare, ha un parente, ha un amico tra i rinoceronti, e questo complica ancora di più le cose! Sono tutti d'accordo? Beh, ripeto, sono tutti solidali! Sì, e rinoceronti, sono tutti rinoceronti, lo vede? Ma lei mi sta preoccupando, signor Milano, anche lei è un debole, Mi ascolti che questo è un entusiasmo passeggero e se ne pentirà. Sì, è un entusiasmo passeggero. No, io ho degli scrupoli. Il dovere mi giunge di seguire i miei colleghi nella buona e nella cattiva sorte. Lei ha buon cuore. Lei ha veramente buon cuore. Lei è troppo buono, lei è ancora umano. Però lei, il tuo dovere è quello di resistere con noi, fermamente, lucidamente! Sì, io resisterò fermamente, lucidamente. Ma se c'è da fare delle critiche, è meglio farle dall'interno che dall'esterno! No! Non li abbandonerò! Non posso abbandonarli! Lei ha buon cuore! E dove sarà adesso? Con loro, si vede. Ma quale sarà? Ma che ne so, già non si vede più. Ah, sono tutti uguali. Acceduto. Lei avrebbe dovuto trattenerlo ad ogni costo. Non ho fatto. Ah, lei avrebbe dovuto essere più decisa. Avrebbe dovuto insistere.
Era innamorato di lei, vero? No, non mi ha mai fatto una dichiarazione. Tutti lo sapevano, ufficiale, tutti. Non c'era, no. Ha voluto fare un gesto clamoroso per impressionare lei. È stato per una delusione d'amore. Non gli venne voglia di seguirlo, Ma niente affatto. Non ci sono più che loro in strada, soltanto loro. Questi esseri immondi, umidati, corni, visti, niente che li distingua. Non è seduta lei, non hanno impianti. No, no, sono qui, come vedi, sono rimasta. Guarda, Desi, come vorrei tanto consolarti. Ti amo, Desi. Caro, chiudi la finestra, fanno tanto fracasso. E poi... Saremo insieme, niente mi fa paura, è tutto mio indifferente. Oh, senti, non avrei mai pensato di potermi innamorare così. Vedi, tutto è possibile. Senti, come vorrei farti felice? Sarai felice.